Matinte, Maci, Cotiamo e dottor Maci. Adesso siamo a casa, mangiamo di più, casa meglio, mangiare. Ciao Matilde e ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Questo virus purtroppo ci ha costretto a stare più a casa, a trovarci a tavola tutti insieme, ma questo non è detto che sia una cosa negativa. Infatti la tavola può diventare un momento di incontro, un momento per parlare e un momento anche per mangiare cose più nutrienti e cose più salutari. Avendo più tempo per stare insieme, possiamo avere anche più tempo per preparare dei buoni cibi che siano per noi più salutari e ci facciano stare meglio. Meglio mangiare o mattina o la sera. Senz'altro è meglio mangiare di più la mattina, con una buona e abbondante colazione che ci aiuti ad assumere quelle sostanze che ci possono aiutare durante il giorno a fare quelle cose, adesso in realtà siamo tutti meno occupati, ma comunque che dobbiamo espletare durante la giornata. Mangiando la sera noi ci appesantiremo di più e il nostro sonno notturno ne potrebbe risentire. Quindi al mattino una buona colazione con cereali, marmellate, pochi zuccheri e soprattutto durante la giornata bere molta molta acqua. Cosa meglio mangiare? In questo periodo è meglio mangiare più verdura, più frutta, più vegetali, più ortaggi, perché contengono delle sostanze che sono in grado di aiutare e rinforzare il nostro sistema immunitario. Stiamo molto attenti in questo periodo all'introduzione di cibi molto calorici. Stando più a casa e facendo meno attività sportiva, noi bruciamo meno energia. Quindi tutti quei cibi che hanno contengono una grande quantità di energia calorica, come lo zucchero, come i grassi, come l'alcol, devono essere introdotti con grande moderazione. E poi non dimentichiamo di ridurre l'introduzione di sale. Noi mangiamo sempre troppo sale rispetto al nostro bisogno e il sale è un killer silenzioso, fa molto male alla nostra salute, soprattutto se eccediamo con la sua introduzione. Quanto per il giorno? Perché? È molto importante bere l'acqua in questo periodo. Senz'altro parliamo di almeno 2 litri di acqua al giorno, perché in questo modo le nostre mucose rimangono sempre ben idratate e il virus, entrando proprio attraverso le mucose, trova un maggiore ostacolo per penetrare nel nostro organismo. E portate se ne tavola. Assolutamente sì, è importante l'igiene a tavola, quindi facciamo sempre molta attenzione nel preparare i cibi a seguire scrupolosamente le regole di igiene, lavarli bene, utilizzare molta acqua, eventualmente utilizzare anche dei blandi disinfettanti per lavare le verdure, gli ortaggi, la frutta. E poi, altra cosa altrettanto importante, un accurato e scrupoloso lavaggio delle mani da ripetere più volte al giorno. Thank you.